Buongiorno, oggi è mercoledì e stavo per pulire la sabbietta dei gatti. Mi sa che dobbiamo tornare al penne perché ieri mi sono dimenticata di prendere i bocconcini per i gatti. Comunque adesso pulisco la sabbietta e poi mi preparo e intanto portiamo giù i cani. Oggi per la prima volta ho messo questa gonnellina qua che ho preso su Shein, la prima volta che la metto. Ovulazione. Stamattina sono fortunata, c'era la tortina di riso buona, cappuccino, girellina e caffè. E io come sempre. Sempre presente. Allora, non c'erano le bustine per i... cioè c'erano, ma c'erano quelle in gelatina che non mangiano molto volentieri sinceramente. Quindi abbiamo provato a prendere questo qui, il patè. Vediamo come va. E poi ho preso anche una scatoletta così. E poi i tappetini igienici. Allora, sono le 11, ma quando torno al lavoro mi vado a cambiare, mi devo mettere subito a pulire e poi mangio. E dopo mangiato devo mettere a montare un video, anzi due, uno per oggi e uno per domani, perché poi domani la mattina lavoro e domani pomeriggio c'è la psicologa, quindi non avrò tempo. Ok. Adesso, prima cosa, metto subito una lavatrice. Allora, questo. E questo, vai. Ok. Allora, finito, pulito tutto, dato una passata anche i bagni, mi sono messa a pulire anche le piastre della cucina perché mi diverte questo metodo del bastone dello Swiffer con lo straccino della bileda. È veramente troppo pratico, è veramente quasi divertente. Tra l'altro sono riuscita a pulire anche qua dietro sia la superficie del mobile che le piastrelle, che altrimenti è veramente scomodissimo da fare. E sono riuscita a pulire anche sopra il frigorifero e qui sopra ci arrivo insomma col bastone così. E quindi adesso è mezzogiorno e mezzo e mangio. Fortunatamente non mi devo fare da mangiare perché ieri abbiamo fatto il riso freddo, diciamo 8 quintali di riso freddo, quindi mangio un po' di questo e poi mi metto subito a montare il video. Olè, buon appetito! Ero qui a montare il video e mi è venuto sonno. Ultimamente dopo pranzo mi viene una botta di sonno, mamma mia. Ora, tra l'altro mi è venuto freddo, ho chiuso la porta, ho messo il giacchetto. Tanto non c'è Marco che si lamenta. Devi prendermi un attimo e vado a prendere un gelato. Allora, con il video ci sono quasi, lo sto caricando su YouTube. Adesso esco un po' fuori al sole così mi riprendo un attimo e devo stendere la lavatrice. Però mi tolgo il giacchetto perché fuori secondo me fa caldo. Ok. Adesso posso andare. Thank you.
sono le 3 e inizio a montare il secondo video. Ho messo a bollire un po' di patate perché stasera voglio farmi una bella insalata di patate, cioè patate condite sostanzialmente, però sono troppo buone. Adesso posso anche riaprire, mi è passato il freddo e non mi va di mangiare di nuovo il riso, che stasera ho mangiato ieri sera, oggi stasera ho una voglia di patate. Arriva, eccolo, di corsa. Che c'è? E niente, mi rimetto a montare il video. Mentre monto il video mi sono messa a mangiare popcorn. Allora, sono a metà, circa un po' più di metà del secondo video. Sono da controllare le patate perché io ho la tendenza a scordarmele e a consumare tutta l'acqua e bruciarle. E poi di solito me ne accorgo perché sento un profumino. No, stavolta mi sono ricordata prima. Ok, sono cotte. Ora ci metto l'acqua fredda dentro così si raffreddano e poi dopo le sbuccio. Sono le 6. Quel video ho quasi finito. Adesso, mentre il video si esporta, sbuccio le patate e le condisco e poi vado a fare la doccia. Allora, le ho sbucciate tutte, però ovviamente non me le condirò tutte. Ho tagliuzzato un po' di patate, poi ho fatto un'emulsione. Praticamente ci ho messo aceto balsamico, olio, sale e un pochino d'acqua. Ho emulsionato appunto e uso questo qui per condire. Ah sì, ci ho messo anche un po' di menta. Ok, so che può non sembrare proprio invitante, però vi assicuro che è buono. Ok, la mia cena è pronta. Ora finisco con il video e poi finalmente faccio la doccia. Io, anzi noi, e le figure di merda. E non mi ricordo se prima vi ho accennato il fatto che domani c'è la psicologa. Non mi ricordavo di preciso l'orario perché cioè se a me non dai un biglietto con scritto giorno e orario io poi mi dimentico, cioè me lo dici a voce, esco di lì e già me lo sono dimenticata. Comunque eravamo tutti convinti che fosse giovedì, quindi domani. Ora avevo dei dubbi sull'orario, se fosse alle 18 o alle 18:30, quindi adesso prima di fare la doccia alle 18:25 esattamente le mando un messaggio per chiederle di preciso quando era l'appuntamento di domani, perché non mi ricordavo più l'orario, e lei mi risponde che l'appuntamento era oggi alle 18:30, quindi praticamente 5 minuti prima del nostro appuntamento le ho scritto come un idiota quando è l'appuntamento domani. Ora io sono ricollita, però tu me lo devi dare un biglietto con l'appuntamento scritto, cioè non puoi pretendere che me lo ricordi a mente. E la cosa che mi ha dato un po' fastidio è che mi sono scusata veramente 800 volte, oddio mi dispiace, mi sono confusa, mi scusi ancora. Non ha detto mezza parola del tipo vabbè non fa niente, non si preoccupa, cioè, no, era oggi. Minchia però, cioè, stai calma, c'è un minimo di comprensione, mamma mia, cioè, mi sembra proprio poi mi ha ridato l'appuntamento per mercoledì prossimo, ho detto ok va bene grazie, non ha nemmeno risposto, mamma mia, cioè sembra, non lo so, è così dolce e carina e poi mi dimentico, ok, ti ho fatto saltare l'appuntamento, capisco che per te
forse una perdita grave, non lo so, però non l'ho fatto apposta, cioè. Ok, dopo questa figuretta faccio da mangiare a Francesco, che vuole il riso col tonno stasera, quindi tra l'altro mi si sta rompendo un'unghia, sempre il dito medio, stavolta della mano sinistra, quindi dopo cena dovrò sistemarmi queste unghie sicuramente, se non fanno una finaccia. Non sto più riuscendo a farle crescere, anche perché non sto più usando i guanti, mannaggia la miseria. Allora, ho mangiato, mi sta scoppiando la pancia e non le ho neanche mangiate tutte le patate, ma mi hanno riempita veramente tantissimo. E mi ha telefonato la signora del secondo piano, dalla quale andrò domattina, e praticamente mi ha telefonato per dirmi non vedo l'ora di vederti domani, è stato troppo carino. Ora ho messo la lavastoviglie e ho preso la valigetta e mi sistemo le unghie. Unghiette fatte, devo aspettare che asciughi bene adesso perché ho appena finito, proprio da poco. In superficie le sono già asciutte, però devono asciugare bene. Le ho fatte tutte colorate, super estive, con questi colori pastello. Io ho fatto le unghie estive e qui tuona. Va a finire che stanotte fa questo famoso temporale, che è da giorni che il mio meteo dice allerta temporale, ma non ha mai fatto nemmeno una goccia d'acqua. E invece mi sa che stasera è la volta buona. Comunque, faccio asciugare le unghie e basta. Io, come vedete, sono col giacchetto, Marco invece si è acceso il ventilatore che ho fatto in modo che arrivi solo dal suo lato. E niente, vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.